scuola. No, l'obbligo è da 0 a 16 anni. 16 anni. Come si esplica questo obbligo? Si esplica in modo diverso. Da 0 a 6 anni l'obbligatorietà si esplica che se tu non rispetti l'obbligo non entri a scuola, né all'asilo nido né alla materna. Dai 16 ai 16 anni scade. Dai 6 ai 16 anni scatta tutta una serie di misure, per cui uno, devi presentare il certificato a scuola delle vaccinazioni avvenute, oppure che sei in lista d'attesa su alcune vaccinazioni. Qualora tu non sei stato vaccinato, il preside, il direttore deve segnalarti immediatamente all'ASL, l'ASL deve chiamare la famiglia ti dà un tot numero di giorni per vaccinarti. E cioè l'ASL ti dà un tot numero di giorni per vaccinarti, ti mette a disposizione tutto, centro vaccinale, ragionamento con i genitori, eccetera. Qualora i genitori si rifiutassero di vaccinare i figli, ovviamente entrano una serie di sanzioni molto pesanti, non sono sanzioni così, non è una d'urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, era necessario per garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale un adeguato livello di prevenzione per la salute pubblica e in particolare per la salute dei nostri figli. Ecco perché il decreto legge estende il numero delle vaccinazioni obbligatorie portandole dalle originarie 4 a 12 che saranno, voglio sottolinearlo, gratuite per tutti i minori di età compresa tra gli 0 e i 16 anni. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Oggi è successa una cosa straordinaria. Grazie al video che abbiamo fatto sulle vaccinazioni pediatriche, dove i nonni e le mamme dicevano giù le mani dei miei nipoti, giù le mani dei miei figli, e dove ha partecipato Alessandro Mori, Elisa Tognocchi, Luca Teodori, il dottor Franco Giovannini, la giudice Lina Manuali. Grazie a questo video oggi mi hanno contattato un gruppo di genitori i quali figli sono pesantemente danneggiati dalle vaccinazioni pediatriche e ci hanno ringraziato. Ci hanno ringraziato al punto che vogliono fare dei piccoli video, ma io ho proposto loro di fare qualche puntata insieme a noi perché ci raccontino davvero che cosa hanno subito i loro figli e che calvario hanno dovuto affrontare per riuscire in qualche modo ad avere qualche certificazione. E voglio davvero che ci parlino della loro esperienza. Sono stata finora al telefono con Roberta, e probabilmente giovedì sera faremo una diretta insieme a loro, perché è importante aprire, come dice Luca Teodori, non un occhio ma due occhi a tutti i genitori che la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita.